2019 rappresentato una gioia immensa sia per me che per tutta la contrada, per tutta la dirigenza. È stata una grandissima vittoria per il modo, perché ci abbiamo creduto fino in fondo, come avevamo richiesto e come ce lo sentivamo fondamentalmente nei 4 giorni. E a ripensarci ora è stato sicuramente un qualcosa che ci ha dato una spinta di cui forse in qualche modo godiamo ancora, ma soprattutto ci ha permesso di passare l'estate 2019 e di ricordare l'estate 2019 come una bellissima estate, sia per me che per tutta la dirigenza, ma la cosa più bella è stato rivedere a stretto giro tutti i ragazzi, tutti i giraffini e le giraffine che gioivano insieme un'altra volta. Il mio ricordo più particolare è una sensazione di apnea durante i 3 giri. Arrivò alla tratta molto determinata, con un lavoro fatto durante tutto l'inverno che poi ha portato i suoi frutti, e quindi eravamo consapevoli di aver lavorato bene durante l'inverno, e quindi arrivavamo alla tratta nella speranza che ci toccasse un cavallo adatto per fare quello che poi è stato fatto. Insomma. L'atmosfera era molto bella, francamente. Una volta dato ai cavalli con l'arrivo di Giovanni, l'atmosfera era veramente splendida, perché c'era una contrada entusiasta, una contrada unita, e veramente tutti eravamo consapevoli che avremmo fatto qualche cosa di importante. Poi vincere o non vincere, il discorso è diverso, però eravamo tutti veramente convinti che avremmo potuto fare qualche cosa di bello. Ma l'atmosfera è sempre stata bella, perché abbiamo lavorato proprio come squadra, è stata ed è una bella squadra, tutto lo staff Epalio, Mangini, Barbareschi, Guardia Fantini, quindi molto uniti, e quindi questo, e sentivamo fin da subito l'apporto di tutta la contrada, quindi l'atmosfera è sempre stata molto bella fin dall'insediamento, insomma. Quindi, in questo ci ha permesso di lavorare veramente bene, con serenità, con tranquillità, con determinazione per tutto l'inverno. C'era quel qualche cosa che si sente quando ti aspetti qualche cosa di veramente bello, e come è successo anche in passato in altre occasioni, c'era un'atmosfera veramente particolare, una voglia di far bene, e questo non solo da parte nostra ma da parte di tutto il popolo. Quest'area effettivamente c'era, l'abbiamo sentita fin da subito, insomma, ecco.
volte è arrivato tale e quale, che era un cavallo certamente valido, un cavallo buono, però ovviamente non è che avesse ancora dimostrato in piazza il suo valore, però sapevamo della potenzialità di questo cavallo e poi con l'accoppiata con Giovanni, quindi si era creata un'accoppiata direi quasi perfetta, e quindi le aspettative francamente erano tante, quindi sia l'atmosfera ma anche le aspettative erano veramente tante da parte di tutti. La scelta di Giovanni avviene che innanzitutto avevamo durante l'inverno è stato un bellissimo rapporto con Giovanni, e poi indubbiamente questo ha voluto, cioè la tratta diciamo con cavalli titolati, con cavalli di prima fascia in contrade dove Giovanni non poteva andare, è stata, diciamo, ci ha facilitato il compito, insomma, ecco, da questo punto di vista. Quindi la scelta di Giovanni si è conclusa nel giro di mezz'ora, non di più, è stata una cosa abbastanza rapida che poi ci ha portato a quello che poi è stato l'esito del palio. Però è stata una cosa abbastanza rapida e decisa subito. Ecco. I quattro giorni di palio passano in maniera veramente bella, perché non c'è mai stato un problema che sia stato un problema. Il cavallo era sanissimo, non aveva problemi. Giovanni ogni prova era sempre più contento, e andava tutto bene, c'era sempre più entusiasmo, quindi direi quattro giorni in cui proprio non c'è stato un problema né piccolo né grande. Quindi sono stati veramente quattro giorni di festa sotto tutti i punti di vista, quattro giorni molto belli. Ma ricordo che durante le prove partivamo sempre tra i primi, e quindi eravamo convinti di riuscire a partire tra i primi anche durante la mossa. Non fu una mossa particolarmente lunga, quindi la giraffa era libera di partire, partì seconda, e quindi fummo tutti contenti di questo, di come è andata la mossa, insomma, ecco. Quindi, diciamo che da questo punto di vista iniziamo dalla mossa a quello che poi è stato l'esito del palio. Ma le difficoltà è che c'erano indubbiamente altre contrade che avevano grosse potenzialità, e tant'è che io stesso appena partiti cominciai a pensare di poter giocarsi il palio all'inizio del terzo giro, dopo il secondo casato, perché indubbiamente si vide che il cavallo nostro andava più di quello della chiocciola che era partita prima, era stata prima per quasi tre giri, insomma. Quindi solo allora si cominciò a vedere e cominciai a pensare che si poteva veramente giostrarsi il palio, perché nei primi due giri, per carità, eravamo partiti secondi, però secondi eravamo rimasti perché le potenzialità dei due cavalli erano simili. Poi dal terzo giro si vide la differenza tra i due cavalli, e onestamente a quel punto si cominciò veramente a sperare di poter arrivare primi. Il ricordo particolare della corsa è l'uscita del terzo casato, quando anche se da una prospettiva non facile, perché i cavalli vengono in una prospettiva, insomma, dove si vede male chi è primo e chi è secondo, ma in quel pezzettino che va dal casato al bandierino, onestamente è stata tutta un'emozione. E poi
resi subito conto, insomma, che eravamo arrivati primi, di poco, ma eravamo arrivati primi. Però francamente quei metri che dal Casato al Bandierino sono stati veramente emozionanti sotto tutti i punti di vista, insomma. Ricordi ce ne sono talmente tanti che elencarli tutti sarebbe difficile. Devo dire che i momenti forse più emozionanti sono stati prima della corsa. E uno dei momenti che emozionantissimi è stata la benedizione del cavallo e il saluto alla comparsa dopo la sbandierata qui in piazzetta, quando si saluta la comparsa. Ecco, quello è stato veramente un momento molto molto emozionante. E che ricordo con tante emozioni, insomma. Ecco. Quindi prima ancora l'altro, un altro momento è il momento in cui con i tre mangini partimmo dalla contrada per andare all'entrone e quindi si attraversa piazza, anche quello è un momento molto particolare. Poi dopo anche la corsa, però la corsa è talmente rapida, talmente piena di attenzione in quello che succede o meno, che forse non c'è nemmeno il tempo di emozionarsi, insomma. Ecco. Tutto il popolo della Giraffa che veramente mi è stato e ci è stato vicino fin da subito, ma soprattutto nei 4 giorni di palio, che c'è stata veramente stata quella, la marcia in più che ci ha fatto arrivare a questo traguardo, insomma. Ecco. Quindi in particolare nessuno, ma tutto il popolo della Giraffa. È restato tanto, francamente, una cosa che non avrei mai pensato di poter vivere, sentire, una serie di emozioni e di ricordi che rimarranno veramente indelebili per tutta la vita, veramente una grandissima emozione e una grandissima soddisfazione per tutto l'insieme di cose, per le persone che hanno collaborato, per tutto, insomma, è veramente una grandissima emozione. Thank you.
19. In un attimo il sogno si è trasformato in realtà. La vittoria voluta e combattuta è arrivata per la contrada della giraffa, che al termine di un palio dall'esito incerto è esplosa di gioia, tingendo la piazza del campo di rosso e bianco. Un trionfo frutto dell'abilità del fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, al suo sesto trionfo, e delle capacità del cavallo Tale e Quale, castrone baio di 7 anni, vittorioso per la prima volta al secondo palio, autentico protagonista di una galoppata che l'ha incoronato re della piazza. E i contradaioli di Via delle Vergini l'hanno omaggiato con abbracci e baci carichi di passione, scoccati da visi bagnati da lacrime di gioia. Thank you.